Bellini, dirigente nazionale di Area Forza Nuova. Buon pomeriggio. Senta, buon pomeriggio a tutti. Ecco, Castellini, voi avete deciso, insomma, di scendere in piazza nonostante si stia andando verso le riaperture. Insomma, come mai questa scelta? Beh, noi diciamo che la piazza l'abbiamo battuta fin dall'inizio della narrativa Covid, quindi parliamo di più di un anno fa, e siamo stati i primi, con Forza Nuova in primis, a denunciare, diciamo, una situazione di causa-effetto, la famosa narrativa Covid, che poi avrebbe portato alle chiusure, ai lockdown e alla mancanza di libertà. E quindi abbiamo lanciato questa piazza, avevamo lanciato da 4 mesi questa piazza dell'8 maggio a Roma, che ci è stata vietata la sera prima, alle 8:30 della sera prima, per motivazioni che in 25 anni di carriera, diciamo, non avevo mai visto, quindi perché il numero presunto sarebbe stato maggiore rispetto a quello preventivato. Quindi non è stata data una piazza più grande, ma è stata vietata. Il nostro movimento e Area e tutti i movimenti collegati, con un gesto grande di responsabilità, hanno deciso di fare un passo indietro e spostare al 22. Ecco, è una piazza ovviamente plurale, famiglie, precari, lavoratori, gente che si ritiene ancora libera di scendere in piazza, appunto, e denunciare una situazione grave dal punto di vista economico, ma soprattutto dare corpo a un'opposizione politica radicale, ovviamente nazionale, che in Italia non c'è più, perché, come abbiamo visto, abbiamo un governo che copre quasi tutto l'arco parlamentare, escluso qualcuno che invece di votare no magari si astiene e quindi fa magari una sorta di doppio gioco. E quindi noi saremo in piazza il 22, ci sarà anche un pullman che parte da Verona. Senta, ecco, proprio questo discorso, insomma, la politica che sta portando avanti il Presidente Draghi, che oggi ha parlato alla Camera dei Deputati in merito, per esempio, al coprifuoco, ai vari sostegni che in molti casi non ci sono stati, sembra non soddisfarvi, perché, e non solo voi, perché altri stanno manifestando e altri stanno scendendo in piazza. Si poteva ragionare in una maniera diversa, secondo lei, secondo voi? Ha detto una piazza assolutamente plurale, al di là della politica, insomma, tanti cittadini che hanno deciso di manifestare al vostro fianco. Si poteva fare in una maniera diversa, Castellini, secondo lei? C'è poco sostegno, è questo che state cercando di urlare anche per avvicinarvi alle problematiche della gente? Beh, diciamo che come movimento noi siamo da sempre, diciamo, sulla strada, vicino alla gente, più vicino, diciamo, dei partiti più famosi, diciamo. Io credo, e noi crediamo fin dall'inizio di questa pandemia, diciamo, pseudo tale, che la piazza sia determinante, perché è la piazza che, con la sua presenza numerica, anche quando magari alza un po' la tensione, impone ai governi in carica di fare anche delle altre scelte, delle scelte diverse. In alternativa alla politica, diciamo, nostrana, è più diciamo accomodante, è più, ovviamente, al di là degli slogan della propaganda, è più accomodante, quindi un governo Draghi risponde, l'ho sentito oggi in Parlamento tornando da Piemonte da lavoro, risponde alla politica, diciamo, nota, però non dà le soluzioni, le ritarda, e quindi noi crediamo ancora che la piazza numericamente importante, come doveva essere quella dell'8 e come sarà quella del 22 maggio, sia ancora la risposta che può mettere, diciamo, il pepe al governo e può fargli anche cambiare idea, anticipare le aperture, annullare il coprifuoco. Noi questo crediamo ancora. Ecco, questa battaglia del coprifuoco, insomma, che voi avete portato avanti, mi pare, dall'inizio, mi corregga se sbaglio, se dico delle sciocchezze, in questo momento sembra che un po' tutti se la stiano cercando di accaparrare. C'è stata una robusta raccolta firme da parte di alcuni movimenti, come dicevo all'inizio, c'è stata una levata di scudi anche di altri partiti, diciamo, più filo governativi. Sembra sia un po' una rincorsa quasi quasi ad accaparrarsi, no? Queste battaglie, è così secondo lei, Castellini? Beh, sicuramente il nostro movimento, Forza Nuova in primis, è un movimento libero, agganciato ovviamente da determinati poteri, e quindi può permettersi di dire tante cose in anticipo, tra cui quella della contestazione di una situazione, di una narrativa Covid che
oltre alla difficoltà economica e alle chiusure e ai licenziamenti e alla disoccupazione che ha portato in questi mesi, secondo noi è un ambito anticipatrice di un controllo sociale che passa dalla limitazione di libertà e che arriverà nei prossimi anni, ovviamente con la causa Covid, perché non si fermerà qui, a limitare ancora di più la libertà dei cittadini. Noi questo lo diciamo ancora dal marzo dell'anno scorso, e siamo stati i primi a violare i coprifuochi, siamo stati i primi a denunciare l'assurdità delle chiusure e appunto del coprifuoco e dei lockdown, che oggi ovviamente i movimenti che sentono la gente che si lamenta seguono, ma poi ributtano ovviamente un consenso nel solito calderone. Noi, essendo liberi, lo diciamo prima, lo diciamo adesso, e domani diremo qualcosa che i partiti magari diranno fra 6 mesi. Certo, senta, allora mi diceva in sostanza, l'8 maggio la piazza ve l'hanno chiusa, sarete in piazza a Roma il 22 maggio con questa nuova sigla, diciamo, area, quindi con cittadini, famiglie e quant'altro, per poter urlare la vostra voce in merito a quello che non vi sta piacendo dell'andamento più in generale, insomma non avete fatto passi indietro, cioè vi hanno chiuso la piazza Lotto, ma si rifà, non è che dite ok basta, finisce qua. Assolutamente, il diniego è stato pressoché assurdo. Noi abbiamo richiesto un'altra piazza il 22, il diniego non potrà esserci dato negli stessi termini, perché sarà sempre piazza Bocca della Verità, però i numeri che abbiamo anche noi anticipato sono di più di quelli che anche noi stessi ci aspettavamo, e quindi siamo fiduciosi che stavolta la piazza ci sarà. Senta, per chiudere, lei è dirigente nazionale del movimento naturalmente, però fa molta attività politica sul territorio veronese, è stato in passato candidato sindaco della città, visto che ne approfitto, insomma siamo in chiusura di collegamento, prossimamente ci saranno tra un anno le votazioni a Verona, lei che intenzioni ha, che fa, si candida, non si candida? Ma io adesso non so bene quello che farò, ma so sicuramente quello che non farò. Non farò quello che non ho mai fatto, cioè apparentarmi con attuali sindaci o ex sindaci, per esempio. Correrò da solo, come sempre, perché voglio ancora essere libero di poter dire la verità su quello che voglio e su chi voglio, soprattutto. Bene, posizione molto chiara. Castellini, grazie per il suo intervento e per le sue indicazioni. Buona serata e alla prossima. Buona serata a voi, grazie. Buona serata allora, Luca Castellini, dirigente nazionale di